Ciao ragazzi, vuoi giocare con i tuoi amici a Yu-Gi-Oh! Ma non sai come si gioca? Oppure hai visto i tuoi amici con queste carte e vuoi sapere come funzionano? Beh, se vuoi sapere tutto questo, basta che segui questo video. Per prima cosa, le carte base di Yu-Gi-Oh! Si dividono in tre tipi: mostri, magie e trappole, con i loro colori. Parliamo prima dei mostri. I mostri esistono di due tipi. Quelli gialli sono quelli senza effetto, quindi hanno solo attacco e difesa e basta. Quelli arancioni sono quelli con effetto, quindi oltre che l'attacco e difesa hanno anche un effetto che possono utilizzare. In più i mostri hanno un livello, che potete vedere qui in alto. Questo è un livello 4. Potete evocare un mostro fino a livello 4 normalmente per turno. L'evocazione dei mostri fino a livello 4 è normale, la prendete e la mettete in campo. Se volete evocare invece un mostro di livello più alto, dovete offrire dei tributi. In questo caso, se il mostro va da 5 a 6, il tributo è uno solo, quindi una carta che avrete già in campo andrà nel cimitero e potrete mettere il mostro a 5 a 6. I livelli più alti, da 8 in su, invece richiedono due tributi, quindi dovrete avere due mostri in campo da mettere al cimitero e potete evocare questa carta. Le carte trappola invece sono queste rosa. La carta trappola andrà messa sul campo nella sezione delle carte trappola, tappata, e potrà essere girata solo dal prossimo turno, quello del vostro avversario. Ovviamente può essere girata in qualsiasi momento o nel momento che richiede la carta stessa. Esistono di due tipi, che sono le carte trappola normali o le carte trappola continue. Quelle continue si riconoscono per il simboletto in alto e hanno la particolarità di rimanere sul campo una volta che vengono girate. Esistono anche delle trappole che sono delle controtrappola. Queste sono molto più veloci delle altre trappole. Vi spiegherò le velocità delle carte di Yu-Gi-Oh! In un altro video. Parliamo invece delle carte magia. Le carte magia sono queste verdi. Anche queste possono essere posizionate, coperte nella zona delle carte magia o trappola. Può essere lanciate in qualsiasi momento e quindi può essere anche girata in qualsiasi momento. L'importante è che sia il turno del giocatore e che non sia in risposta a un'altra trappola. Esistono vari tipi di magie e adesso li vediamo. Intanto la carta magia normale, questa viene lanciata oppure viene posizionata e può essere girata in qualsiasi momento del proprio turno però. Esistono poi le magie rapide con questo simbolino qui. Le magie rapide possono essere lanciate subito oppure posizionate e girate come una trappola. Poi esistono le carte magia equipaggiamento con questo simbolo qui. Le carte magia e equipaggiamento, una volta entrate in campo, devono essere legate ad una creatura. Questa creatura sarà una creatura equipaggiata. Infine esistono le carte magia terreno, queste con questo simbolino qui. La carta magia terreno ha una zona a parte. Quando una carta magia terreno viene messa sul campo, il campo viene considerato come se fosse quel terreno e quindi con i relativi effetti. Esistono anche altri tipi di mostri in realtà, tipo i mostri Xyz che abbiamo visto in un altro video, oppure i mostri sincro, rituale, eccetera, che vedremo poi. Piccola dimostrazione del gioco. Come vedete, Yu-Gi-Oh! Ha delle zone prestabilite. In questo va messo il mazzo, questo è il cimitero, questa è la carta per la magia terreno, di cui abbiamo parlato prima. Questa è la zona per l'extra deck. Queste due zone sono due zone nuove, sono le due zone pendulum, ne abbiamo già parlato anche in un altro video. E poi ci sono 5 zone per i mostri e 5 zone per magie e trappole. Come funziona? La trappola deve essere posizionata nella zona di magia e trappola e può essere girata solo quando dice la carta o in qualsiasi momento dopo il prossimo turno. La magia può essere lanciata in qualsiasi momento nel proprio turno, ma devi avere per forza uno spazio libero. Se tutti gli spazi sono pieni, la magia non può essere lanciata. I mostri invece vanno nella zona mostri. Possono essere messi nell'evocazione normale o in attacco scoperti o in difesa coperti. Se invece viene effettuata una operazione speciale, la difesa può essere anche scoperta. Come già detto, se abbiamo un mostro come Drago Arcobaleno che ha un livello molto alto, superiore all'8, per essere evocata dovrà avere due tributi. In questo caso abbiamo due mostri. Prendiamo i due mostri, li sacrifichiamo mettendo al cimitero come tributo e possiamo evocare Drago Arcobaleno. In questo caso, nell'evocazione tramite tributo, se decidiamo di metterlo in difesa, va messa comunque coperta. Come funziona il turno? Per prima cosa si pesca, poi c'è una fase chiamata main phase in cui possiamo sistemare magie e trappole secondo gli spazi che abbiamo liberi
e possiamo effettuare un'evocazione normale o un qualsiasi numero di evocazioni speciali. In questo caso facciamo che mettiamo una carta, ne lanciamo un'altra e mettiamo nel cimitero ed evochiamo un mostro che non abbiamo. Dopo la main phase 1 c'è la fase di combattimento in cui i mostri affronteranno gli altri mostri e colpiranno direttamente l'avversario. Dopo la fase di combattimento ci sarà una seconda main phase in cui potremo fare altro, potremo sistemare altre carte o evocare altri mostri. Ricordatevi che potete fare una sola evocazione normale o per tributo per turno. Poi il turno finirà e si passerà il turno all'avversario che eseguirà le stesse manovre. Pescherà, main phase 1, combattimento e main phase 2, eccetera. Lo scopo del gioco è portare a zero i life points dell'avversario. Ricordatevi che il primo giocatore di una sfida non pesca la prima carta di inizio turno. Due precisazioni. La prima è che, a differenza del cartone animato, i life points in una partita sono 8000. La seconda, le carte che stanno nel deck non possono essere guardate finché non si pescano, a meno che una carta non dica il contrario. Ragazzi, se volete iniziare a giocare con i vostri amici, potete trovare nei migliori negozi mazzi completi come questo. Questi mazzi contengono già delle carte, sia mostro che magia che trappola, e sono completi, pronti da giocare appena aperti. Alcuni contengono anche dei mostri Xyz, dei mostri Synchro, a seconda del tipo di mazzo che scegliete. Se questo video vi è stato utile o comunque vi è piaciuto, mettetemi mi piace e poi iscriviti se non sei ancora iscritto. Sono già 13.000. E mi raccomando, attendo tantissimi commenti qua sotto. Soprattutto i commenti di chi vuole essere salutato nella prossima posta del Lab. Scrivetecelo, mi raccomando. Ma soprattutto, stay Lab!